Buongiorno, ben ritrovati. Oggi parliamo di come l'attività fisica ci aiuti a livello fisico, ma anche a livello mentale, energetico, psichico e come gli italiani questo lo sappiano. 8 italiani su 10 sanno benissimo che l'attività fisica fa bene, però sono pigri, non la fanno. E quindi aumentano gli italiani che praticano uno sport, ma la pigrizia appunto potrebbe essere un problema. La consapevolezza è presente spesso negli italiani, ma gli italiani poi non seguono quella che è la consapevolezza, cioè quello che sanno, perché la pigrizia la fa da padrona. Questo è maggiore dopo i 65 anni ed è maggiore nel genere femminile rispetto al genere maschile. Vi dico che dopo i 65 anni il 50% degli italiani, pur essendo consapevole, non fa attività fisica e diciamo sempre dopo i 65 anni le donne sono coloro che più facilmente non fanno attività fisica. Quali sono le scuse? Non ho tempo, ho troppe cose da fare, devo seguire la famiglia, quindi la pigrizia vestita in altra. Veste appunto, vestite in altra motivazione. Sanno benissimo gli italiani che l'attività fisica fa bene a livello fisico, a livello di prevenzione di malattie cardiovascolari, del metabolismo, malattie tumorali, malattie metaboliche in generale e anche di malattie proprio neurodegenerative. Fa bene l'attività fisica sull'umore perché migliora il tono dell'umore, migliora la motivazione, migliora il senso di autoefficacia, migliora proprio anche l'energia, non solo fisica ma anche mentale. Inoltre, vi devo citare anche il fatto che si sviluppano endorfine che vanno proprio ad avere un'azione analgesica, un'azione eccitante, ma analgesica, quindi che riduce anche il dolore. Infine, vi cito altri due ormoni in particolare che sono l'irisina, l'ormone dello sport, e la feniletilamina, che è l'ormone del colpo di fulmine, quindi che è quella che ci fa, diciamo, perdere la testa per le attività. E quindi è per le attività della vita quotidiana come per le persone. Quindi lo sport fa bene, l'attività fisica fa bene. Diciamo che l'altro aspetto fondamentale è quello di favorire il sonno, quindi il senso di felicità e la spossatezza ci possono proprio permettere di rilassarci totalmente quando dobbiamo poi addormentarci. Quindi, perché non fare attività fisica? Perché non fare sport? Vinciamo la pigrizia, preveniamo a livello di malattie fisiche ma anche di malattie psichiche e quindi l'attività fisica da solo e in compagnia è il nostro futuro. Buona mente giovane e buona attività fisica. Alla prossima, ciao!